I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70% o il 74% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo, se non erro, il quarto appuntamento del mese di settembre. Con me c'è sempre il mitico Tony Cioli Puviani. Allora, vi presento un po' TICMIL, vedo che comunque in chat siamo sempre più o meno gli stessi, quindi metterò veramente poco. Allora, TICMIL è un broker non dealing desk con il 100% delle posizioni che vengono girate ai liquidity provider. La regolamentazione è sulla FCA UK con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. Velocità di esecuzione del broker in media di 0,1 secondo grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi e prelievi e relativamente all'operatività. Sarete sempre tranquilli con TICMIL perché non riceverete mai nessun report e non ci sono limitazioni sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta. Questa è un po' la mappa dei server di TICMIL, quindi oltre a quello principale di Londra c'è poi New York, Tokyo e gli altri di backup. Potete confrontare le commissioni, gli spread di TICMIL, ma direi anche gli swap di TICMIL, sul sito di MyFXBook, dove potete notare che le nostre commissioni, insieme anche agli spread, sono sempre tra le più basse rispetto agli altri competitor. Grazie a queste caratteristiche siamo stati premiati per 2 anni di fila come miglior broker per esecuzione sia nel 2018 che nel 2019. Questo signore qui che vedete con il premio è l'amministratore delegato di TICMIL, Duncan Anderson. Ok, io ho finito con la presentazione, mi sposto sulla piattaforma, vedo che comunque stanno entrando ancora delle persone, quindi allora iniziamo. Ciao Tony, innanzitutto partiamo un po' da un commento post-Fed che alla fine io sinceramente mi aspettavo una volatilità maggiore durante l'evento, però alla fine è stato un non evento. Sai il fatto che io poi avevo anche un po' qualche operatività su euro-dollaro, ma sostanzialmente non è che si sia mosso più di tanto. Tra l'altro, ha fatto nella stessa giornata una candela inside di quella precedente, quindi non è riuscita nemmeno andare a rompere i massimi o i minimi. Mi riferisco a euro-dollaro. Quindi sostanzialmente non si è mosso granché il mercato e poi con te, Tony, volevo anche commentare un po' la notizia che vedo che sta un po' scalpitando tra i vari social sul discorso del mercato interbancario con una Fed che è intervenuta per il terzo giorno di fila offrendo 75 miliardi di riserve per il settore bancario, mi riferisco a quello americano. Benissimo, benissimo. Allora sì, la Federal Reserve c'è stata mercoledì sera, qualcuno di voi avrà visto anche lo speciale dove ero in diretta con Visio Forex. Sì, è stato alla fine un non evento perché tutto sommato che ci fosse una diminuzione di 25 basis point, io in un commento da qualche parte avevo scritto al 98% faranno 25 centesimi, poi magari da altre parti leggo che al 40% non avrebbero abbassato i tassi, invece non è così, insomma, sono stati abbassati più o meno, è andato tutto come nelle previsioni, però stavolta hanno fatto nei micro movimenti, hanno fatto un po' l'opposto di quello che era successo le ultime 2 o 3 volte, così anche per la BCE.
Perché poi il mercato, queste osservazioni che anch'io mi accingo a fare, che faccio di pancia, in base a delle deduzioni logiche, il mercato poi evidentemente le ribalta. Per cui se anche io tante volte, ma ho sentito anche tanti colleghi, tante persone, ci aspettavamo un po', parliamo anche della BCE di giovedì scorso, ma quello che è successo il mercoledì successivo è molto simile. Cioè, al momento in cui esce la notizia, un calo, e invece parliamo sempre, ripeto, di micromovimenti. Invece, sia per quello che riguarda la Fed, sia per quello che riguarda la BCE, stavolta le notizie erano grosso modo scontate. Anche la BCE è vero che ha fatto il QE a tempo illimitato, però che ci fosse un QE era abbastanza nelle corde, che ci fosse una manovra molto aggressiva, molto, molto pesante, molto quantitativa, era nelle corde e sostanzialmente il mercato se l'aspettava. Però c'è stato uno storno iniziale con un grande recupero. Anche con la BCE c'è stata una partenza, tant'è vero che addirittura io lì ero scoperto, sono riuscito a prendere un FIBA 21,8 e qualche cosa, e poi c'è stato un gran recupero fino a sfondare i 22.000 punti, arrivare a 22.100, e lo stesso discorso è successo giovedì, e che c'è stato uno storno dal momento in cui hanno comunicato un quarto di punto, uno storno anche di Nasdaq, non violentissimo, però intorno all'1%, e poi pian pianino nell'ultima ora un grande recupero fino a tornare sui massimi seduta e qualche cosa di più. Ma perché succede per questo? Perché i mercati, al di fuori di tutto, sono persone come noi, ma anche i grandi operatori, i grandi fondi, gli hedge fund, sono tutte persone umane che quando, e questa è una lezione, tendono ad avere all'unisono la stessa idea, evidentemente quello che poi succede in maniera meccanica, non perché, come si dice, ah, questa volta ci hanno fregato, vi hanno fregato. No, non c'è mai nessuno che si mette lì dietro a fregare, come comunemente viene detto. Però ci sono dei meccanismi automatici, dei meccanismi impliciti, direi, che fanno sì che quando l'idea prevalente degli operatori, dei retail, è una, il mercato fa esattamente l'opposto. Ecco perché io dico sempre l'insacco è dietro l'angolo. Si vede, ad esempio, che per Wall Street tutti si aspettavano un ribasso a un certo punto, il mercato ha cominciato a scendere, poi se sono tutti short, meccanicamente, quando uno è short, cosa fa? Aspetta di ricomprare un po' più basso. E se lo sono la prevalenza, non c'è più propellente nella discesa, per cui si continuano tutti a shortare perché evidentemente qualcuno comincia a ricomprare perché era short da prima e si aspettava il ribasso, e il mercato fa esattamente l'opposto di quello che ci si aspettava. Questo è il risultato, ma per dire che è un classico. Siccome io ho sentito, ho fatto anche la trasmissione, ma ho sentito, beh, stasera però si calerà sicuramente, magari tra questi c'ero anche io. Dopo le 22, dopo Powell, un po' si scende, è successo esattamente l'opposto. Si è sceso subito nei 5 minuti, poi un lento recupero. Entrare nel merito un quarto di punto, lui non ha detto niente, non ha detto niente, proprio non ha fatto presagire. Ecco, la cosa clamorosa che in genere dalle parole di Powell si capiva che a dicembre magari ci sarebbe stato un altro ribasso, si capiva che non ci sarebbe stato. Il fatto è che tre membri delle varie banche federali erano in disaccordo, due addirittura non volevano neanche il ribasso del tasso di sconto, non lo volevano neanche. E un altro invece lo voleva di 0,50, per cui quando non c'è l'unanimità è difficile che poi Powell riesca a dare delle indicazioni su quello che succederà a dicembre. Poi ci sono state conferme per l'economia, eccetera, eccetera. Un non evento, fatto sta che pian pianino adesso si oscilla, c'è una noia mortale, specialmente anche sull'Italia, una noia mortale. Con una volatilità veramente che ti porta all'esasperazione. Non parliamo poi del FIBA, chi ha notato la giornata di ieri, l'indice italiano che è stato bloccato, malgrado il Nasdaq avesse fatto 80-90 punti, malgrado
il recupero prodigioso del DAX, malgrado anche Wall Street compasso, l'Italia è stata bloccata col fil vecchio, insomma, con l'indice tra 22.120 e 22.140 da mezzogiorno fino alla chiusura delle operazioni. Oggi c'è stato il rollaggio per chi non opera sull'indice, abbiamo sostanzialmente gli stessi valori più un piccolo apprezzamento che è nella logica di queste giornate con bassissima volatilità. Ricordiamo che quando la volatilità è bassissima è sempre favorito il rialzo di poco, quando la volatilità si vedono cominciare a delle oscillazioni importanti, tendenzialmente favorito il ribasso, ma anche questa è una regola non da fare in assoluto, ma generale. Per quello che mi riguarda, poi parliamo anche delle repo, con l'onestà intellettuale devo dire che ho sbagliato così come mi stimo quando ci prendo, ho sbagliato perché io ho shortato, sono tuttora shorta, a quota 22.100, 22, insomma, come impostazione avevo detto 2 venerdì fa, che due, insomma, prima di Draghi, me le ricordo tutti, questa è la quarta puntata, avevo detto che bene o male, dopo Draghi ci potevamo aspettare fino a 22.100, e a 22.100 era un posto buono di short, devo dire che grosse soddisfazioni non l'ho avuta. Non l'ho avuto, e ho avuto anche la possibilità di chiudere fino a 800, 800 mi sembra abbia fatto 2 giorni dopo. Però fatto sta che, guardiamo i dati, oggi siamo a 22,2, in questo momento siamo 20,22, abbiamo visto anche 22,2,80, 2,70, per cui c'è stato un po' di ripiegamento. Sostanzialmente ancora questo ribasso che ho pronosticato anche mettendo in maniera ardita, perché poi io ho una view sul mio profilo Facebook dove dico perché il ribasso fuzzi lì, c'è cioè il filmato, è stato visto da quasi più di 800 visualizzazioni. Ecco, ho spiegato i motivi della view. Sono passati qualche giorno, diciamo che proprio una figura di cacca ancora non l'ho fatta, perché parliamo di 100 punti che ci stanno, anche 200 ci stanno, però non sta avvenendo, non sta avvenendo quello che mi aspettavo. Le motivi logici, sì, visto che anche il venerdì è un riassunto, e quando uno sbaglia è giusto anche che ammetta l'errore, era proprio il fatto, quelle che i trader esperti dicono sempre che sono cose che non contano, però io invece le conto, che quando si arriva da un grosso rally, da 19,8, 19,9 di FIB fino a 22,100, è fisiologico aspettarsi uno storno, che è ancora ovviamente nelle corde. L'altra motivazione che ho dato ufficialmente, sono motivazioni un po' strane le mie, è che è tutto troppo fantastico per la borsa italiana in particolar modo, troppo bello perché abbiamo un BTP che addirittura rende lo 0,8, abbiamo che è una roba incredibile. BTP allo 0,8, avevamo un record dell'1% che veniva dal 2016, che resisteva. Abbiamo uno spread sotto i 140, abbiamo un governo dove non c'è Salvini, e quindi vuol dire che c'è la grande tranquillità, nuovo governo, c'è la crisi, abbiamo appunto lo spread che è diminuito, poi abbiamo i record americani, perché l'America, anche mentre sto parlando, è addirittura 3.013, per cui noi sappiamo che il record è 3.029,5 del future, o 3.026,27 di indice, 3.025, per cui siamo sul record, addirittura il Nasdaq 100 è arrivato quasi alla soglia degli 8.000 punti, quasi record di fine luglio. E non c'è un qualche cosa, lo ripeto, che stoni, però per esperienza, vi invito, io ci metto la faccia, per esperienza, quando si è in questa sensazione idilliaca dove nessuno shorterebbe, se uno ha un po' di palle, chiedo scusa a Tic Mille e a Giuseppe se ogni tanto uso delle parole un po' forti, però le palle si può dire, ci sei Giuseppe? Sì, no, ma io infatti adesso stavo per, voglio seguire un po' il tuo ragionamento, però poi sì, faccio una mia riflessione. Enrico, quando uno è, io so che bene o male l'insacco è dietro l'angolo perché si è tutti in maniera convinti. Cosa succede? Spiego, sono cose mie, sono cose tecniche mie, ragionamenti miei che dico solo io, per cui sicuramente criticabili, si può anche riderci sopra, però sono cose che ho sempre pensato e secondo me funzionano.
un propellente importante per lo short, cioè per la discesa dei mercati, è che nessuno sia short. E che nessuno sia short. Io me ne sono accorto, faccio anche delle esperienze perché mi capita spessissimo quando io inseguo uno short, prima o poi mi stanco e mi sto stancando. Anche col FTSE mi sto stancando. Fortunatamente è una size piccola perché ho tra Tu uno, un po' due, la view anche di chi è, magari ci sta ascoltando, visto che siamo tutti trader, perché e tre. io ti dico, Tony, io ho una voglia pazza di shortare il FTSE MIB perché aspettavo un attimo il tuo commento, perché lunedì io invece l'ho allungato senza ascoltare il tuo intervento, quindi l'ho fatto di mia iniziativa e sono stato stoppato, l'abbiamo fatto insieme. E poi tu infatti mi hai detto anche perché sei andato long, c'era un mini gap, Ah, diciamo, mi così. ricordo, mi Tu ricordo, mi stacchi, ricordo. non c'era ragione di esistere, infatti non ti avevo, non avevo ascoltato. È il trading range in questa maniera qui su 212 ci sta massacrando, massacra i longhisti perché anche rimanere long sul FTSE MIB, qualche ragione le hai, ma una lentezza. E gli shortisti li massacrano perché io ieri tipo non ce la facevo più, non vedevo l'ora di finire e andarmene via perché io lo soffro il mercato lento, il mercato che non mi dà ragione, lo so. Finisco e il motivo della view è che c'è un'estrema calma, un'estrema tranquillità, le chiusure di short via via le stanno chiudendo e la discesa si ha, le vere discese si ha quando proprio non c'è più molta gente short da comprare. Guardate il Bund, io il Bund ci ho provato spesso, a un certo punto infatti parlo meno di Bund, gliel'ho data su, come si dice a Bologna, 2 mesi fa, 1 mese e mezzo, dico basta sto Bund, un po' vado long, un po' short, ci opero meno, appena l'ho mollato, prima del rollover, dopo 2 o 3 giorni ha perso 5 figure, ma lo sapevo già che mi succedeva così, cioè quando ti stressa una posizione e te dici vabbè, rimediamo, perdiamo poco, pure non ce la faccio più, in genere, ecco il FIB, come il DAX, ma il FIB ancora più, mi sta dando questa impressione di pelle, per cui è discutibile, non è tecnica, è avallata per me da motivi fondamentali abbastanza importanti, che sono quelli relativi alle banche, di cui ho parlato tante volte, non voglio più soffermarmi, è avallata dal fatto che la Germania andrà al terzo trimestre in recessione, è avallata dal fatto che il QE all'infinito significa che abbiamo le pezze nel sedere, perché altrimenti i tedeschi non glielo facevano fare, vuol dire che ci sono tante cose, però c'è questa iperdroga importantissima da tenerne conto, e io sono il primo a dire da tenerne conto, delle manovre quantitative di monetarie, e poi dobbiamo parlare anche dell'America, quella che vi dicevi, le repo, e che effettivamente drogano i mercati, vedete qui, che porcheria c'è. Per cui ribadisco il mio consiglio e finisco la view, è quello che faccio io, di tenere delle size, io potevo tenere anche 3-4 FIB, non ce l'ho fatta perché mi stanco, uno o due FIB, uno me lo gioco infraday, magari me lo chiudo con 60-70 punti se mi riescono, oppure lo chiudo in perdita, tendenzialmente tengo sempre fisso un FIB e l'altro me lo palleggio. Oggi mi è andata benino con l'infraday perché a un certo punto gliel'ho dato, si è visto uno scossone a 100, l'ho ripreso a 40, ho chiuso un po' quell'infraday lì e siamo a posto così. Ecco, questa è la mia view. Ottimo, Tony, infatti le tue parole poi trovano, se guardate, trovano riscontro anche un po' su quello che vedete, la volatilità. Se ho messo un attiere, vedete come sul FTSE MIB si è abbassata in maniera anche abbastanza importante. E questo, Tony, non so se sei d'accordo, ma sono quei classici momenti in cui shortare, ovviamente io adesso la mia view è anche ribassista. Però non credi che una volatilità così bassa sia pericolosa per chi va a ribasso? Perché magari il FTSE sale di poco, sale con pochi punti al giorno, quindi ti stressa come hai detto tu, però magari si continua ad accumulare posizioni ribassiste finché poi non parte magari uno spike rialzista che ti va a prendere gli stop o peggio ancora vai in margin call. È un'obiezione correttissima. La mia esperienza mi ha parlato di quello che te hai detto tante volte, è un'obiezione correttissima. È un'obiezione correttissima.
Effettivamente, quando vedi queste robe qua, questo film, che tra l'altro l'Italia va al contrario di quello che succede la volta, perché qualche cosa si fa la mattina, anche oggi a un certo punto è arrivato fino a 22.160, poi è arrivato fino a 22.35, per cui c'è stato un rally di 130 punti, poi è risalito fino a 22.100, poi è risceso fino a 22.040, insomma qualche cosina si è fatta. Poi arriva Wall Street, ieri, chi ha visto Fuzzy Bibba, durante, uno dice, oh, finalmente arriva Wall Street, dopo, tra le 3 e un quarto, le 17 e 35 non si fa più niente, cioè si rimane immobili in questa situazione qui, dove uno poi si alza, si fa un caffè, si prende una birra, a seconda delle usanze, e si fa il cominciò. L'obiezione è corretta perché, giustamente, una bassa volatilità e un trading range così esasperato a due, adesso faccio l'analista, quello classico, o può andare su o può andare giù, cioè nel senso che anch'io, guarda, però non riesco a farlo io. Io sento sempre, dice sì, come va il petrolio, ah sì, attenzione, là, 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 ci sono fattori negativi, fattori positivi, se supera i 61 può andare a 62, 63, occhio che poi va a 65, ma se non tiene 58, per cui o va su o va giù, grazie al cavolo che se va a 58 poi va a 50, può andare anche a 57, se supera, ecco, io non ce la faccio, preferisco orientarmi e quindi forse anche per partita presa, preferisco rimanere al ribasso, però ripeto, io tengo una size abbastanza confortevole, cioè nel senso che se adesso dovesse andare a 22,3, il nuovo FIB, insomma 22,3, 22,4 indice, facciamo 22,4 indice, quasi dico, vabbè, meno male che ne avevo uno. Ecco, questa è la mia Esatto, filosofia. io allora Tony faccio la stessa cosa perché vedete con i CFD comunque si può dosare un po' la size, quindi visto che la view, ovviamente questo è sempre qui, cerchiamo di fare anche un po' di operatività per non fare la solita didattica di chiacchiere senza poi magari fare nulla di concreto. Quindi adesso vado al ribasso, poi mi interesserebbe anche un po' vedere, sentire la vostra view in chat, magari il vostro sentiment sul FTSE MIB. Però lo faccio con un contratto che sono praticamente ogni punto sono 10 euro, quindi non è chissà che cosa di così tragico. Quindi sono entrato anch'io sell sul FTSE, era un'idea che già avevo prima dell'intervento, poi le parole di Tony mi hanno comunque dato più Ascoltami, confidence, ma ovviamente poi ognuno deve ragionare con la propria testa. ti devo correggere perché hai detto 10 euro a punto. 10 euro a punto è tanta roba, eh? Sono due fiboni. Hai detto No, 10 euro a punto. no, scusate, quindi è 1 euro su ogni punto, scusate. Ah, ecco, 1 euro ogni punto. Ok, 1 euro a punto. No, mi hai preso un corpo, dico, insomma, No, 10 euro a vedete, punto. quindi da un lotto qui di sell, sì, è 1 euro, appunto, in Ok, effetti. quello che corrisponde nel mercato regolamentato a un mini FIB, a 1 euro a Esatto. punto. E Quindi l'hai l'ho dato così ti tengo dato adesso volentieri. 22.215, vedete che il Perfetto, capitale è di 25.000 euro, quindi sono abbastanza, diciamo, capitalizzato su questo conto per poter reggere un eventuale, comunque, diciamo, storno in alto del FTSE MIB. Spero che perfetto. ovviamente di chiuderla prima cioè qui l'idea, Tony, di fare una scalpata, magari di chiuderla anche in un'ora, se da qualche punto, vediamo un po'. Ricordandovi che lunedì ho preso lo stop sul buy. Tony, io ti leggo una domanda prima di passare magari ad altre view su di Marco, perché Marco scrive: Ciao Tony, il rollaggio sposta in qualche modo gli equilibri tra longhisti e shorter? Sai darmi qualche nozione sul tema dal momento che sono completamente ignaro? Grazie in anticipo. Allora, il rollaggio sposta gli equilibri. Questa è la domanda, no? Sì, il rollaggio sposta in qualche modo gli equilibri tra longhisti e shorter. Sulle chiusure dei future, immagino. Ok, allora, il rollaggio sposta gli equilibri. Sì, allora, è una bella domanda nella quale non avremo mai una prova oggettiva del fatto. Però tendenzialmente, quando c'è un rollaggio degli indici, quando c'è un rollaggio importante degli indici,
le posizioni di tutti vengono chiuse e poi si riapre tramite la scelta di rientrare nelle posizioni. Questo a volte modifica quello che era una determinata situazione di posizioni precedenti, nel senso che magari anche io precedentemente ho fatto anch'io il mio orologio, l'ho fatto 2 o 3 giorni prima, consiglio sempre di farlo 2 o 3 giorni prima in modo da evitare aperture un po' balorde. Anche oggi lo stesso FTSE MIB con i parametri americani calati, perché i parametri americani erano calati, ha aperto stamattina a 22.206, esattamente, 22.206, che di scuola non c'entrava niente, perché ieri l'indice era 22.126, abbiamo avuto più 80 punti perché c'era un gioco di squilibrio, di esigenze, di shortisti, che sono rimasti fino all'ultimo momento. Anche in After Hour ieri sera c'è stato un basket, cioè un acquisto importante sul FIB grande fino a 260, quando l'indice aveva chiuso a 120. Vedete, sono cose importanti da notare questa. E quindi, per rispondere alla domanda, il rollover fa sì che chi ha dei posizionamenti da qualche giorno, da qualche settimana, ma potrebbero essere anche storici, è obbligato a chiudere il contratto e riaprirne di nuove. Nel fare questo tipo di rollaggio, faccio l'esempio mio, le aperture nuove possono essere modificate, non devono essere obbligatoriamente chi ne ha 10, ne vende 10, eccetera. E c'è magari un assestamento graduale. Nel caso mio, magari ne avevo 3, ne ho rollati 2 e poi uno me lo, di questi due, uno un po' me lo palleggio, per cui ho diminuito la posizione short. E come magari faccio io, potrebbe aver fatto Giuseppe o qualcuno di noi che ci sta ascoltando, stesso discorso con Long. Quindi è estremamente difficile avere la prova per rispondere a questa domanda e dire sì perché. Però, per rispondere esattamente alla domanda, che è una domanda intelligente, è una domanda di una persona che sicuramente opera da del tempo, posso dire con estrema certezza che mediamente, dopo un rollaggio, è molto più probabile che cambi il clima. Che cambi il clima. Io mi ricordo dei rollaggi, specie quelli di giugno, che hanno dato via a quello di giugno del 2016. Hanno dato via a nuovi orientamenti dell'indice. Per cui anche i rollaggi, pensiamo, sono sul Bund, che c'è addirittura 2 o 3 punti di differenza, sia dal punto di vista tecnico. Questo FIB, ad esempio, costa il FIB, costa 140 punti in meno a dicembre rispetto al FIB che è andato in espaia a settembre. Con i CFD non ce ne accorgiamo, ma sappiamo che pertanto dal punto di vista grafico può cambiare qualche cosa. Io dico che sì, la risposta è sicuramente sì, e può dare via mediamente a dei cambi di mood. Attenzione, che questi cambi di mood li vediamo a partire dal lunedì, perché anche se il rollaggio c'è stato stamattina, diciamo stamattina andate in expire il settembre, vi accorgerete con le aste di chiusura dei titoli italiani, dei 40 sottostanti e del FIB, che proprio col fatto che oggi c'è questo rollaggio, ugualmente anche sul FIB nuovo e sui titoli ci saranno degli ulteriori assestamenti anche a partire dalle 5. E questo è un classico, con delle aste di chiusura e con dei titoli come Eni, Enel, Intesa, può darsi anche UniCredit, Fiat, Generali, che avranno dei balzi in un senso e in un altro, perché ci sono delle posizioni obbligatorie legate a sottostanti che sono scaduti, obbligatorie da chiudere. Per cui diciamo che fino a oggi, poi gli Stati Uniti, come sapete, chiudono alle 3:30 i future, per cui hanno rollato anche oggi, gli Stati Uniti chiudono, e diciamo che con oggi, da lunedì, può partire un altro clima, un altro clima. Ho già detto come la penso, ma non voglio dire che da lunedì si scenda per il rollaggio, però può essere una motivazione in più perché, bene o male, le posizioni si sono chiuse, si sono parizzate perché è obbligatorio per regolamento.
Chi era short probabilmente è stato sorpreso da sti 22.000 punti fatti quando eravamo 19.9 solo un mese fa, e nel chiudere le operazioni ha più tempo adesso e ha meno ansia, magari ha rishortato un po' di meno o non ha più rishortato per niente o ha comprato, insomma, può cambiare il clima, non solo ovviamente per i FTSE MIB, non solo per i Bund, ma per tutti gli indici di borsa azionari che effettivamente hanno fatto un rollaggio, cioè tutti. Ok, è solo per puntualizzare un po' il discorso sui CFD, quelli di Thickmill che funzionano in modo diverso, lì non c'è il rollover, si paga lo swap, quindi non vengono chiuse le posizioni trimestralmente e rimangono comunque in pancia al trader. Allora, poi vediamo un po' che altra domanda. Allora, il discorso dell'America, un po' una view sul Nasdaq e magari anche due paroline sul discorso repo, se sei d'accordo, così poi chiudiamo anche perché comunque non è che non ci sono grosse cose da dire, visto la volatilità è quella che è. Intanto Ma Marco ti ringrazio per la completezza della risposta. grazie, Marco. Allora, repo, qualcuno di voi, basta che mettete sul motore di ricerca repo, che è un diminutivo per dire repurchasing, riacquisto, repurchasing, esatto. Sono tre operazioni che ha messo a sorpresa, la Federal Reserve. Credo martedì, mercoledì e giovedì. Non vorrei sbagliare. Martedì, mercoledì e giovedì, 17, 18 e 19. Sì, vado a memoria, però le ho studiate queste situazioni. Qualcuno mi ha chiesto perché le studio, perché qualcuno mi fa le domande sul mio profilo, io sono gentile, cerco di rispondere, per cui per rispondergli devo andare a cercarmi i dati correttamente in modo da non dire. E nel frattempo che faccio questo me ne studio anch'io, perché non è che io sia un pazzo che so. Infatti io uno mi fa, oh Tony, hai visto la repo? Dico, ma che cavolo dici? Che è repo? Poi ovviamente lo so, anche perché poi ho visto, è una cosa che non accadeva dal 2008, per cui 11 anni fa, chi fa l'esperto adesso che sa la repo, se l'è letto, in questi 3 giorni, anche io faccio l'esperto, però era una cosa che Stessa ovviamente cosa anch'io. tutti l'abbiamo imparato questi 4 giorni, perché tu adesso Giuseppe, se ti chiede, io 6 giorni fa, dimmi la repo, tu dice, mi guardavi strano. Oggi lo sai come lo sappiamo tutti. Allora, cosa è successo? Allora, uno mi ha detto, avete visto che la Fed mi ha fatto questa domanda, hai visto che la Fed però fa una sorta, non è incoerente, che quello che dice Trump contro Powell, perché alla fine la Fed sta facendo un quantitative easing molto importante. Perché? Perché di fatto in questi 3 giorni, 17, 18, 19, la Federal Reserve ha emesso liquidità, cioè ha stampato denaro per un valore prima di 52 miliardi di dollari, che è tanta roba, poi di 75 miliardi e poi ancora di 75 miliardi. Per cui 150 più 52, 202 miliardi. Che se voi pensate che mediamente il QE americano, ma anche il QE europeo, erano 60 miliardi di euro al mese, poi diventati 30, poi diventati 15 negli ultimi 2 mesi, come picco 80, 200 miliardi, e America e Europa grosso modo si assomigliano, l'America è un pochino più grande della BCE, pochino di più, però l'America poi ha il dollaro che vale di meno, insomma, 200 miliardi è una follia, e questa è la premessa. Ma la domanda che mi avevano fatto, hai visto che la Fed fa un QE? Non è questa la risposta. E io gli ho risposto, non è proprio così, perché non è che la Fed improvvisamente si è alzata la mattina e ha stampato moneta per fare un'operazione di alleggerimento quantitativo, di inondazione di liquidità. L'ha fatta perché c'era una richiesta urgente del sistema bancario, urgente, che aveva portato i tassi overnight, cioè quelli a un giorno, a 2 giorni, tassi a brevissimo, fino al 10%. Per cui il mercato prezzava i tassi a brevissimo, proprio short, tassi a brevissimo, fino al 10-11%. Ci siamo? Quindi è stata un'esigenza importantissima, un pronto soccorso, e l'operazione è stata dovuta. Non solo, il secondo giorno dopo i 53 miliardi hanno chiesto
85 miliardi, il sistema chiedeva liquidità per 85 miliardi, e la Fed è rintervenuta al suo tasso, il 2%, adesso il tasso è sceso da 2,25 al 2%, a finanziare 75 miliardi degli 80 e passa che erano richiesta. Tant'è vero che qualche unità marginale di soldi è andata oltre il 2, 2,6, 2,7. E il giorno dopo è successa la stessa cosa. Di fronte a 83 miliardi di richieste, ne sono state finanziate 75 a tasso Fed e probabilmente il mercato ha pagato qualche cosa di più per trovare. Cosa succede di fatto? Che cos'è questa? È un'inondazione di liquidità, cioè la Fed compra, cash, stampa soldi di fatto, dei titoli che si rimpegna però a rivendere a un prezzo prefissato, per cui è quella che adesso vado un po' nel tecnico, però è quella che viene chiamata operazioni pronto contro termine, cioè pronti contro termine, io ti do 50 miliardi di liquidità, tu tra X giorni, pochi giorni, me le restituisci quei 50 più un piccolo delta che è un 2% su base annua di tasso di interesse. E quello è quello che è successo. La cosa che, e qui finisco, che è bella, è che nessuno sa i motivi. Nessuno sa i motivi. Ci sono delle illazioni. A me mi hanno scritto: guarda, che il giorno 15 settembre c'è il pagamento delle tasse, per cui tutti i cittadini sono andati a molti cittadini a chiedere in banca della liquidità perché per pagare le tasse alla tesoreria americana e contestualmente può darsi. Ma io ho risposto, però il 15 settembre è da 100 anni che in America ci starà sto pagamento delle tasse. E come mai dal 2008 non succedeva niente? Nel 2008 ci fu la crisi subprime, per cui c'erano dei motivi seri. Fatto sta che c'è questo motivo, qualcun altro ha detto un forte hedge fund in difficoltà per il petrolio, ci sta anche questo, qualche altro, una banca, insomma, però non c'è un motivo ufficiale, e il motivo ufficiale dovrebbe uscire. Per cui c'è questo alone di mistero che può darsi che sia solo un motivo tecnico, può darsi che siano le tasse, però ricordate che quando una Fed di Powell agisce in questa maniera così importante, lo fa perché per risolvere un problema, perché non era pianificato. E poi 200 miliardi vuol dire tre mesate, almeno tre mesate importanti di quantitative easing. E questo è quello che ci voleva. Un altro motivo piccolino per stare short. Qui mi diverto perché insomma, sicuramente non è che non mi espongo. Un altro piccolo motivo per stare short, e anche questo qui, intanto faccio i complimenti a Giuseppe Ciriccola, che ha già 10-15 punti che in questa situazione di volatilità così avara di guadagno, perché ho visto che ha shortato col FIB a 90, insomma, a 215, adesso siamo a 200, per cui ha battuto già lo spread più 10-15 punti. Ecco. E questo, no, ci tenevo a spiegarlo, è un campanellino d'allarme che non è giusto dire una cosa pericolosissima perché i mercati sono molto più scaltri di me, nel senso che se era una cosa grave, tu non vedevi il Nasdaq a 100 a 7.950, non vedevi l'S&P a 3.013, non vedevi tutta questa euforia barzotta che c'è in questi giorni, perché per me questa è un'euforia barzotta, non è una vera euforia. E quindi, però, se uno deve sfruttare tutte le carte in gioco, può essere anche un elemento piccolino di vantaggio per lo short. Ottimo, ottimo Tony, grazie per la spiegazione. Poi ovviamente gli articoli ci sono, io leggevo quello del Sole 24 Ore, se volete andarvelo a leggere, che cosa sta succedendo sul mercato interbancario americano per approfondimenti. Tony, grazie a te ovviamente per la view ribassista su FTSE MIB. Allora io vedo se ci sono delle domande, ma mi sembra di no, ed è strano perché di solito fate sempre molte domande, quindi si vede che venerdì siamo un po' tutti stanchi e vediamo un po' sul petrolio qualcosa petrolio vediamo Il come petrolio lo dico sempre volentieri. sì, più che Petrolio. petrolio che c'era una domanda sul petrolio si è praticamente anche qui la volatilità quella che è l'unico che si sta muovendo se non sbaglio euro dollaro guardate qua siamo a 10 mercato e ha dato questi 45 pips di ribasso rispetto alla giornata di questa mattina quindi Il sull'euro dollaro. Sì, petrolio. Vai, Tony.
Allora, il petrolio, chi mi ha seguito anche tutti questi webinar o da altre parti come Vision Forex o Lunedì alle Fonti, ho detto sempre queste cose a partire da quest'anno, diciamo la mia VU che do da primavera 2019. Quando ci sono caratteri, elementi di geopolitica che fanno impennare il prezzo del petrolio, è un'occasione short. Proprio l'ho detta in tempi non sospetti, ma lo dicevo per il Venezuela, lo dicevo per l'Iran, lo dicevo anche quando c'è stato un mezzo default in Argentina. Cioè, ogni volta che c'è qualche casino in giro, ogni volta il petrolio, prima dell'OPEC, a giugno, quando già facevamo questa trasmissione, per cui, oddio, c'è l'OPEC, c'è l'OPEC, c'è l'OPEC, qui ridurranno i barili, il petrolio è arrivato su, adesso non ricordo, vicino ai 60, 61, e poi, bam, dopo la riunione, durante la riunione dell'OPEC, ha perso un 7-8%. Io continuo con questa view, c'è di petrolio, ce n'è tanto, e ogni situazione apparentemente drammatica diventa un'opportunità di vendita. È chiaro, non prendetemi la lettera, qui purtroppo non voglio fare il furbo. Ci sono situazioni e situazioni, questa dell'Iran, dei pozzi di petrolio scoppiati in Arabia, ma lanciati da quelli lì che però sembra ci sia dietro l'Iran, insomma tutta questa storia qui può essere pericoloso shortarlo, è ovvio, ma il pericolo è il nostro mestiere, è il rischio è il nostro mestiere, e evidentemente, io dico così, poi succede che Trump, che è un volpone, attacca improvvisamente i pozzi iraniani o fa un embargo della Madonna e nasce il conflitto che gli attacca i pozzi, a quel punto la diminuzione del petrolio non è del 5%, ma del 20%, e il petrolio va a 90%, per cui evidentemente il mercato non è scemo, io sono più furbo. Il mercato ha delle fiammate, poi fisiologicamente ritorna al famoso 55, ma se prezza 58 e mezzo il WTI è perché evidentemente incorpora 3 dollari di rischio, e questi ci sta tutti perché con un Trump eccetera eccetera. Per cui l'andamento fisiologico lo sapete, 55, però purtroppo il mercato bellezza non è che vi voglio nascondere. Evidentemente, se dovesse esserci un attacco di Trump all'Iran o vengono fuori o degli altri pozzi sabotati dai droni, uno pattina sulle uova, insomma, avere uno short il weekend, devi sperare e pregare che non succeda niente. È probabile che non succeda niente, però ognuno è grande vaccinato, magari se si vuole mantenere lo short, se è short, tenga una size di comodo, si copra con un'opzione call, si copra comprando una call, magari strike 61 a poco prezzo, con scadenza brevissima. Ecco, se uno invece vuole tentare la giocata long, lì rischi di perdere poco, perché da qui a lunedì eccetera, e se gli viene lo scoppio del petrolio, rischia di fare un 10%. Cioè io parlo proprio col cuore, non come sono io, non è che vado oltre. L'altra cosa che volevo chiedere, quando è che facciamo noi le prossime riunioni? Noi lunedì siamo di nuovo qui, se tu E ci poi sei. giovedì mi sembra, oppure no, perché poi sono a Roma la prossima, sono No, a sono Venezia. lunedì e poi l'altro lunedì, quindi Ecco, saltiamo perfetto. al prossimo venerdì. Sì. C'è una domanda, allora, strana, no, strana nel senso che comunque non abituale, visto che noi stiamo parlando più che altro sempre di future. E su NZD cade dal punto di vista macro, Lori chiede, e se il gold è sempre long? Io sto vedendo NZD cade, che è un cross che è molto laterale, almeno è stato fino a questo momento. Ovviamente NZD è sempre a ribasso, quindi anche su NZD cade abbiamo questa situazione, e vedevo che sul weekly c'è un clamoroso, siamo su un clamoroso doppio minimo qui a 0,8325. Lorin, io immagino che tu abbia iniziato ad aprire posizioni rialziste su questo cross. E poi sempre Lorin, Tony mi chiede sul gold se la view è sempre long. Ok, come immaginavo Ma Lorin. certo, cioè, no, allora sicuramente sì, evidentemente io input, adesso siamo a 1.500,
non è che è crollato, lo stanno vendendo, veniva da 1260 di maggio, siamo a 1500, non tasta e massima, ma è fisiologico per una commodities così importante, per una commodity così importante, cioè non mi farei troppi interrogativi, purtroppo è così il mercato. Se uno adesso è long, magari adesso sta metabolizzando le grosse crescite, c'è gente che ci prova con lo short, tra l'altro il Bund, che secondo me è un po' correlato a loro, un po' acceduto, per cui ha aiutato il Bund, sapete, vuol dire rendimenti, cedole obbligazionari, se scende il Bund si apre lo spazio alla possibilità che ritornino positivi le cedole o i rendimenti delle grandi obbligazioni europee, e questo a loro può dare un po' fastidio. Secondo me è un fastidio molto modesto. 1.500 è un prezzo importante per quest'anno, non drammatizzerei questa fase che non sale, quando uno è abituato a vedere che sale tutti i giorni 10 dollari e sta fermo 10 giorni, si prende paura. Io ribadisco la mia posizione longa. Perfetto, solo sull'Orin, sul NZD CAD, ti faccio notare che la maggior parte dei trader, perché sulle valute c'è la possibilità per chi un po' mi segue di analizzare attraverso l'indicatore retail, il 90% dei trader la pensa come te, quindi sono tutti al rialzo su NZD. Quindi fai molta attenzione perché l'ha spiegato prima Tony, se tutti vedono una cosa, probabilmente non è proprio la cosa giusta da fare, però fai un po' anche tu le valutazioni su CES, per chi segue l'analisi tecnica, quel doppio minimo sul weekly, quindi sicuramente fa gola a tanti comprarlo adesso. Va bene, io allora direi che possiamo chiudere qui. Grazie Tony e ci vediamo lunedì alle 8:45, siamo qui. Grazie a tutti, buon Io pomeriggio. ringrazio tutti anch'io, sempre tanti partecipanti, rimangono tutti lì e questa è la cosa che mi fa molto più piacere di tutto il resto. Grazie, ciao, grazie Giuseppe. Ciao, ciao Tony.